cavolo, quello che supera ogni altro vegetale, si può mangiare sia cotto sia crudo. Così parlava Catone nel suo Dare rustica per vantare i benefici di questa magnifica pianta. Il broccolo appartiene alla stessa famiglia dei cavoli, ovvero delle brassicacee. Esso presenta molti benefici per l'organismo umano. Infatti è un antitumorale, un disintossicante, un antinfiammatorio naturale, è ricco di calcio, di fibre e inoltre in quantità di ferro ne presenzia di più rispetto alla carne, ma è leggermente meno biodisponibile, quindi bisogna aggiungere qualche goccia di limone al proprio piatto per renderlo maggiormente disponibile. Il tempo di raccolta varia molto a seconda delle condizioni climatiche e quindi della regione nella quale si coltiva, ma soprattutto alla qualità e alla varietà che scegliamo di coltivare. Un piccolo trucco per avere la possibilità di raccogliere una seconda volta la pianta è quello di tagliare di netto il fusto lasciando qualche foglia, in maniera tale da favorire la ricacciata di nuovi getti che daranno vita, se siamo fortunati, a nuove infiorescenze. Ma in generale del cavolo possiamo mangiare sostanzialmente tutto. Associazioni che abbiamo scelto sono i finocchi e le fave, quindi in un unico cassone in questo caso presenziano ben 3 tipi di piante diverse che si scambiano i nutrienti a vicenda.